Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'ultimo video del gameplay di Scriven Not Unlimited. Andiamo alla stazione Sintassi. Vediamo che succede. Benvenuti alla stazione Sintassi, l'ultimo livello. Quindi iniziamo con questo. La mia mucca ha cercato di saltare sulla luna e ora è bloccata lassù, riportala qui. Lassù dove? Ah, qui. Mucca! Monta! Vieni, eccola! Ecco qui la tua mucca. Poi, infiltrati nella stazione spaziale per spegnere il supercomputer. Ok. Questa qui è una missione di infiltraggio. Tra l'altro ricorda tanto la mappa, cioè della navicella, quella di Starbound. In alcuni pezzi. Quindi? Lì addirittura il barbiere volante. Ok, qui sembrerà un affare lungo. La Lega degli Scienziati Malvagi è tornata. Guadagnati la loro fiducia per entrare nel complesso. Lo zener e a razzi del primo scienziato non funziona. Quindi sei giusta. Funzionante. Olè, mo funge. E parte via. Poi, te che vuoi? Il veterinario malvagio non trova animali nello spazio. Mostra un animale che può vivere senza gravità. Voglio vedere che arriva questo qui dietro. Fammelo vedere. Come si chiama? L'ho sempre voluto sapere. Paramotore rubato. Paramotore. Fighissimo. Usalo. Cogli. Sempre più in alto. Facciamo così. Elimina. No, dove vai? Il veterinario malvagio non trova animali. Tieni, io intanto voglio il paramotore. Mi garbo, l'ho sempre voluto sapere come si chiamava questo affare. Oh, non ha bisogno della gravità. Pesce. Ah, il coso. Passo. Lui non ha bisogno della gravità. Perché vuoi? Il neuroscienziato non riesce a istruire questo cervello, aiuta a riempirlo di sapere. Sapessi. Si mette matematico. Mangiatelo. Mio dio. Risolto tutto in un corso così semplice anche a scuola. Il crescito robot è cresciuto parecchio, aiuta l'esperto in robotica a cavalcarlo. Aspetta, non vorrei scrivere una cazzata, quindi cavalcatore. Calcare. Calcite. Sella. Magari funziona. Olè, guarda lì come viaggia. Poi, qui che è? Il barbiere ha in mente un taglio ingegnoso, ma gli mancano gli strumenti di dargli qualcosa per tagliare i capelli al ragazzo emo. Emo gli sta le forbici. Anzi no. Non la metta. Caso io. No, non è quello che volevo io, però va bene. Tieni. Ok. Oh mio dio. Hai fatto qualcosa di schifugio. Oh mio dio, che succede? Un mitico teletrasporto. Poi, che si deve fare? L'ultima stanza sembra vuota, trova un modo per bloccare la stazione spaziale. Eh beh, si tirano. Ah, ma qui c'è la funzione. Telecamera di sicurezza. Lo so. Si muove? Ah no, quindi interagisci. Oh no, ma non ho visto. Catturato. Se il supercomputer viene messo fuori uso, la stazione spaziale perderà energia e la gabbia si aprirà. Questo è il computer. Super computer. E si bagna. Dov'è qua? Ah, qua. Bagnati. Oh no, è vero. Mina. Ma no. Già, giusto. Ce la metto dentro l'acqua? No, non serve un cazzo. Bomba. Arma. Tieni un attimo, attiva.
e mettila. No, no, la devi mettere dentro qui. Qui. Olè! Più guasto di così si muore! Quindi? Ah, è morto. Ma è diventato una Starlight. Qui. Olè! Infiltrazione della stazione spaziale completata. Siamo arrivati a 84 Starlight di totale. Totalmente. E manca. Oh, aspetta! La scimmia con gli occhiali. Lo studente ha catturato il maestro. Sono pronto a trattare per la sua liberazione. Vuole una banana? Ah no, casco di banana. Se si deve fare una cosa, no. Ah, ok. Forse che c'era la parola banana di mezzo, le andava. Scimmia super intelligente. Siamo a 85. Poi. Oh mio Dio, oh che schifo. Più muscoloso di me fra un po'. Culturisti. Avetemi ad allenarmi mentre sono lontano dalla terra. Peso. Vieni, allenati quanto vuoi. Attività fisica a gravità zero. Dovrei provare a fare anch'io, sarebbe figo. Ma perché ci sta un marzianino piccino? Veri umani, dagli uno sfondo dove mettersi in posa. Oh mio Dio, l'aliena che viene in gita. Un spiaggia. Spiaggia. Scheggia, spigola, spoglia, sabbia. Sì, andava bene sabbia. Sabbia. La metti qua. Poi ci metti palma. Una palma. Poi una sdraio. Che vai di più della vita? Ti sta portando il mare sullo spazio. Fai un bel sorriso. Oppure nello spazio, uguale. Che vuole, come va il viaggio? Abbiamo colpito una lucciola durante il volo. Non posso lasciare l'astronave per pulirla. Puoi aiutarmi? Sì. Ah, ma va. Attacca. Guarda lì, anche senza fare il giro. Me ne sono proprio accorto. Vedi, anche senza dirlo, adesso me ne ero già accorto. Non potevamo permetterci biglietti, quindi il capitano vuole cacciarci dall'astronave. Quindi ti do un biglietto. Eccolo! Come no? Proviamo a mettere... Dai, su! Volenterosa... Si dice? Allora... Assonnata la solita risposta. Che ti butto? Non potevamo permetterci i biglietti, quindi il capitano vuole cacciare. Ah, ti dai soldi. Aspetta, svegliati un attimo. No, vabbè, sveglia. Quindi ti do soldi. Tieni. Ma te lo può comprare. Clandestini interstellari. Quindi scendi e ne mancano 2, 6, 7, 8. Aiuta a testare il teletrasportatore blu mettendoci dentro qualcosa. Sacrifico il mio la mia lancia. Oh mio Dio, che cosa? Che figata! Il mio clone! Però mi ci sono messo dentro io. Un altro clone! Ah, aspetta! Elimina, mettici questo. Ah, è andato verso il shell. No! Ah, c'è andato lui. Che caspita! Pensare con teletrasportatori. Qui mi sono clonato 20.000 robe. Come si chiama questo affare che lo voglio? Macchina per il teletrasporto rosso, ok. Ne manca uno che non in Renanne, non so dov'è. Forse è di fuori. Perché magari in giro qua. Dimmi. Hello, dove sei? Testa di azzo. Tanto qui. No, qui si può cambiare mappa. E là, dove tu sei? Fatti vedere. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte.
Dove sei, testindeazzo? Io non te vedo. Eccolo! Che cavolo sei? Spia! Ho perso il satellite, ma no. Ma non l'equipaggiamento da spia. Puoi aiutarmi? Cioè, non ho capito che vuoi. Ma questo? Ho preso il satellite. No, mi è partito via il vestito. Divisa militare. Mantello invisibile. Magari funziona. Dai. Allora mettiamo occhiali da sole. Toh. Questo funziona sempre. Infatti spia celeste. Livello completato. E con questo qui l'abbiamo completato tutti quanti quanti tutti. Ma se tipo vengo qua succede qualcosa. Tanto per sapere. Ma che cazzo succede? Ah, dovrebbe essere finita il regolo. Ah, vissero tutti felici e contenti. Ma non va bene così, manca ancora un pezzo di mappa. Ah. Cazzo, ti ridi? Stai a pietificare tua figlia. Ero salva. Oh. E non grazie allo Starright, ma grazie a tutto ciò che Maxwell aveva fatto per cercare di salvarmi. E io sono ad stanza. Ogni buona azione che aveva compiuto. Papà capiva che eravamo abbastanza arrabbiati con lui. Trasformare la propria figlia in pietra non è per niente bello. Ci disse che dovevamo renderci conto di come può essere dura la vita, anche se si hanno poteri speciali. Aggiunse che era sicuro che saremmo riusciti a superare la prova, visto che eravamo figli suoi. Alla fine lo perdonammo, ma solo dopo esserci presi una piccola rivincita. Usammo il suo bastone sul suo cassetto della biancheria intima. Da allora abbiamo utilizzato i nostri poteri per aiutare quelli che non li hanno. Che divertimento! Quindi, ragazzi, ricordatevi di trattare gli altri come vorreste essere trattati. Non tutti hanno un fratello con un taccuino magico che può salvarvi. Io sì, per fortuna. Fine. Fine. Va bene. Allora, diciamo che il gameplay di Scribblenauta Limited finisce qui. Noi proseguiremo con i prossimi gameplay. Ho intenzione di iniziare, cioè è già iniziato quando voi vedete questo video, il gameplay di South Park, perché vabbè, sempre se non mi appicciano il copyright, di sicuro se è così non lo farò, ma in altro caso sì. Quindi non si possono saltare i titoli. Sì, vai, tanto non me ne fa di nulla. Quindi voi mi piaceggiate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Salvatore della sorella!